bentornati ad una nuova puntata di Motors to You, come sempre il lunedì alle 19.05 su OA Sport, OA Plus, Sport to You, pagina YouTube, insomma, come vi dico sempre, ci potete trovare ovunque, live e on demand, come dicono quelli bravi. Siamo reduci dal, direi, sorprendente fine settimana del Gran Premio di Miami. Ci aspettavamo il solito monologo di Max Verstappen, invece si è concluso solo a metà, dato che l'olandese ha vinto la sprint race, ma poi ieri ha vinto il suo primo Gran Premio della carriera Lando Norris, per cui direi che questo weekend così interessante e sorprendente è andato un po' a chiudere una settimana che invece ci ha, come si può dire, dato un altro anniversario molto più triste, infatti i 30 anni dalla morte di Ayrton Senna, e anche per questo motivo ne parleremo nel corso della puntata. Io, come sempre, non sono da solo, io sono Alessandro Passanti, come sempre non sarò da solo, con me i miei fedeli compagni di viaggio. Iniziamo da Alice Liverani. Ciao Alice. Ciao, 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 ciao a tutti, bentornati. E ringrazio e saluto anche Michele Cassano. Ciao Michele. Ciao Alessandro, ciao Alice, buonasera a tutti. Salutiamo anche Gian Domenico Tiseo in backstage, vi assicuriamo non è stato rapito da Al-Qaeda, Gian Domenico Tiseo è ancora qui che lotta con noi, però purtroppo per impegni lavorativi non può essere in diretta. Come ogni puntata che si rispetti, non può mancare un ospite importante, è tornato a farci visita, ne siamo particolarmente contenti, Franco Nunes, direttore di motorsport.com. Ciao Franco, grazie di essere di nuovo qui con noi. Ciao Alessandro, saluto tutti gli ascoltatori. Ciao Franco, e insomma, oltre al già citato ruolo di direttore di motorsport.com, per chi non lo sapesse, Franco Nunes ha appena pubblicato un libro che io credo ogni appassionato di Formula 1, soprattutto della nostra generazione, quindi non diciottenni, diciamo così, dovrebbe assolutamente leggere. Il titolo parla chiaro, Senna, le verità, perché Franco, sono passati 30 anni da quel doloroso primo maggio e direi più nel complesso da quel weekend di Imola, che veramente ogni volta che ci ripenso è un tonfo al cuore, dal venerdì al sabato alla domenica, veramente purtroppo indimenticabile. Però mi viene anche da dire che dopo quel gran, insomma, quel weekend lì ha segnato un prima e un dopo nella storia della Formula 1, e mi verrebbe da dire per fortuna, perché adesso i livelli di sicurezza si sono alzati in maniera esponenziale rispetto all'epoca. Però ovviamente ogni volta che si torna alla mente a quel weekend, il dolore della morte di Ayrton Senna ovviamente non si potrà mai cancellare. Io ero poco più che un ragazzetto, mi ricordo che rimasi fisso davanti alla TV fino a tarda sera, così senza proferire parola, così un po' inibitito, perché non riuscivo veramente a darmi una spiegazione di quello che era successo. Questo libro invece va proprio a dare una spiegazione di quello che è successo, e mi avrebbe da dire, con un Franco Nunes in prima persona, attivo già all'epoca, perché mi avrebbe da dire, senza di voi probabilmente molte cose non si sarebbero poi scoperte. Ma allora, intanto grazie per avermi chiamato, per darmi l'opportunità di parlare anche del libro, e di questo ti sono grato. Io ti dico la verità, io questo primo maggio l'ho vissuto con una certa, lasciami dire il termine, leggerezza, non più con il dolore nel cuore. Sarei bugiardo se lo dicessi, nel senso che... Si è chiuso un ovvio, cerchio, si potrebbe dire, ok. Bravo. Io ho avuto il privilegio di seguire per Autosprint l'inchiesta del 1994, e quindi ero direttamente coinvolto nei fatti che si susseguivano alla ricerca della verità. Nel momento in cui il magistrato Passerini ha lanciato l'indagine sul piantone dello sterzo rotto, e alla fine del processo si è comunque arrivati a mettere per iscritto che si era rotto il piantone, indipendentemente dalle condanne a Patrick Head, Adrian Newey, eccetera, il mio compito lo consideravo un argomento chiuso. Tant'è che ho preso scatole, scatoloni, ho portato tutto in cantina, foto, tutti i documenti, papiri, eccetera. E per anni, non ti nascondo, il primo maggio era un giorno di sofferenza, perché appunto vedevo le celebrazioni, vedevo le singole cose e pativo.
E per me era un punto di storia, fine, giriamo la pagina e continuiamo l'attività da giornalista professionista. Due anni fa, e cominciò un martellamento, devo dire, abbastanza tosto, del vecchio direttore di Autosprint, Carlo Cavicchi, insieme all'editore di Minerva, Roberto Mugavero, dicendo, a distanza di 30 anni e si era messa l'idea di una data, sarebbe bello uscire con una storia che mette a terra il racconto e, diciamo, provi a dare una linea definitiva, mi sembra esagerato, perché nel mondo e nella storia linee definitive non ci sono. E ci tengo a dire che il libro si chiama Senna le verità, non la verità, sembra una banalità, ma la verità è una sola ed è assoluta. E non mi voglio prendere arrogare quel diritto, perché per me la verità processuale era il piantone rotto. Invece la fatica che ho fatto nel libro, ed è la cosa che poi mi ha divertito molto scriverlo, è non aver preso lo scatolone che avevo in cantina, perché avrei riscritto i pezzi di Autosprint, con magari emozioni diverse, meno dolore a distanza del tempo. No, ho sentito 30 persone, 30 testimoni che nel weekend di Ayrton, nel maledetto weekend di Ayrton, avevano avuto qualche cosa a che fare. E è venuto fuori, secondo me, un caleidoscopio a colori che non è la mia capacità di scrivere, quanto la loro di raccontare situazioni, episodi, emozioni di un giorno, un weekend, una conoscenza che non avevano mai raccontato. Ti faccio un esempio e poi chiudo. Io sono rimasto molto colpito da Max Angelelli, pilota della Safety Car. Lui correva in Formula 3, lo hanno criticato ritenendo che fosse inadeguato a guidare una Safety Car di Formula 1. In realtà aveva una macchina, l'Opel Vectra, che era un cesso atomico. Quando c'era da salire su per la Tosa, non c'era verso che avesse potenza sufficiente per sostenere la velocità minima per una Formula 1. Vedi, Alice ride, ma sono i dati di fatto, no, di una situazione che però non erano stati presi in considerazione adeguata. Addirittura Max provò ad andare nel paddock 2 della Porsche a chiedere se gli davano una 911, togliere le scritte e metterle su una macchina più adeguata. Quando gli uomini di Bernie Eccleston lo hanno visto, gli hanno detto: ehi ragazzino, ma cosa stai facendo? Noi abbiamo un accordo commerciale, staccare, rimettere la Porsche dove doveva essere e riattaccare tutto sulla Opel Vectra. Allora, preoccupato, lui cosa ha fatto? Ha provato a fare due giri lanciati di Imola, al secondo giro per la discesa della Rivazza era senza freni. Quindi è andato da Charlie White e gli ha detto: Charlie, se qui succede un incidente importante dove dobbiamo girare per più giri, attenzione, perché rischiamo che la Safety Car va dritto per dritto e fa un figurone mondiale straordinario. Quindi comincia tutta una discussione preparatoria a tutto quello che poteva succedere. Non cambiano nulla, la macchina resta quella, parte la gara, succede l'incidente al primo giro fra Lami e JJ Leto, vola la famosa ruota in tribuna e entra la safety car. Lui fa un giro lanciato, al secondo rallenta un pelino sapendo del rischio che era di rimanere senza freni, e Ayrton, primo del gruppo, lo affianca e comincia a fargli segno col pugno: vai più forte. E i due si guardano, uno dal finestrino e l'altro dall'abitacolo. Al secondo giro, azione ancora più decisa di Ayrton, che era visibilmente arrabbiato del fatto che la sua macchina, come tutte le altre, potesse perdere pressione, quindi carico, stabilità, e Max, essendo un pilota, ne era perfettamente consapevole. Bene, l'immagine di Ayrton, gli occhi di Ayrton infuocato, che si gira nell'abitacolo e lo guarda negli occhi, è un'immagine che si è scolpita nel cervello di Max. Ma è un'immagine che è diventata un incubo di notte, perché alle 2:02 di ogni notte
Max nel sonno si svegliava con l'incubo dello sguardo di Ayrton, perché era convinto che la sua bassa velocità di percorrenza fosse una concausa dell'incidente, e ancora non sapeva di piantone, non piantone, eccetera. Ma quando ti partono dei meccanismi mentali, non è che dici, è il piantone, oh, a posto, finita la storia. Lui per 2 anni continuava ad avere l'incubo. E questa è una storia straordinaria, perché mi vengono i brividi solo a raccontarvela. Immagino. Il fatto che emerga un racconto di questo tipo testimonia come a distanza di 30 anni certe storie ed emozioni possono diventare un racconto che arricchisce l'insieme. E io dico che le 30 persone che ho avuto il privilegio di sentire hanno creato un caleidoscopio a colori nel quale viene fuori poi la grande figura di Ayrton Senna, perché ragazzi, abbiamo un personaggio che è un mito ancora vivente, alla terza generazione i ragazzini sanno chi è Ayrton Senna, cosa ha fatto e perché, e questo è un fenomeno forse sociologico da studiare all'università. Eh sì, decisamente, decisamente. Come hai detto tu, si concatenano tantissime storie e assolutamente quella della foto pubblicata su Autosprint per la quale Tarquini, no, chiama per dire ma avete notato il perché di quel piantone messo così? Ma, cioè, praticamente è nato tutto da lì, perché altrimenti in pochi avevano probabilmente notato quel particolare. Ma la lucidità del pilota, fra l'altro, Gabriele stava correndo nel BTCC, stava vincendo con la 155 ufficiale, non si correva in quel weekend, la domenica che era festa, e quindi la gara era trasferita al lunedì. Con la morte di Ayrton lui vide il Gran Premio sulla BBC, ma la BBC all'inglese, cronaca, ma nessun approfondimento. Quindi lui ha saputo della morte, ma poi non aveva nessun elemento per capire che cosa fosse successo. Per cui torna in Italia, scende dall'aereo, la prima cosa che fa va in edicola e compra il martedì mattina Autosprint. Ecco, la lucidità del pilota, ma io distingo il campione eccetera dall'uomo. L'uomo che non guarda solo Ayrton steso sul selciato accanto alla pista, ma si fa colpire da quella che è l'immagine del piantone reverso con il volante per terra e comincia a farsi le domande. E anche questa è da brividi, perché la telefonata che abbiamo ricevuto diceva ma ragazzi, ma l'avete vista quella cosa? Noi no, noi eravamo tutti a guardare l'uomo, l'elemento era il pilota che stava soffrendo. E invece lui dice no, chiamate i medici, chiedete se per caso hanno usato il destricatore. Quindi chiamato il dottor Salcito, che era uno dei tre, lui ovviamente non era intervenuto, ma di solito i medici non tagliano, sono i leoni della CEA quelli che arrivano e eventualmente intervengono. Per cui, sentiti i tre medici, è partita automaticamente il discorso del sospetto e quindi l'idea che si fosse rotto qualcosa. Dimmi, Alice. Franco, ti chiedo velocemente, ci dai qualche nome di persone che sono state coinvolte nel tuo libro, giusto per capire qual è un po' la dinamica che andremo a scoprire, ecco, cioè quali sono le emozioni di chi è, quanto vicina al pilota. Guarda, allora, c'è un Giancarlo Minardi che racconta come l'accordo del 1993 di Ayrton Senna con Ron Dennis di correre a $1 milione a gara sia il frutto di una chiacchierata fra Giancarlo, che era vestito come un pinguino per una festa di carnevale a Faenza, aveva un telefonone con i Motorola enormi, era uno dei primi ad averlo, anziché essere alla festa, Ayrton lo chiamava praticamente ogni quarto d'ora nel dubbio che doveva dare una risposta a Ron Dennis, e inizialmente gli aveva detto sarei disposto a correre un anno con la Minardi, faccio grande la Minardi e poi scelgo la macchina migliore che doveva essere la Williams. Minardi, perché c'è il legame Minardi a Ayrton? Perché quando ancora correva in Formula Ford,
Minardi, che aveva il team di Formula 2, lo vide in Gran Bretagna e rimase colpito ovviamente dalla capacità di Ayrton, per cui gli propose subito: ma te sei un fenomeno, ti offro un contratto da pilota professionista. E Ayrton, già all'epoca della Formula Ford, aveva le idee non chiare, chiarissime. Lui voleva fare il suo percorso per arrivare alla Formula 1, non deciso da un manager che avrebbe costruito tutto quello che era il passaggio secondo le caratteristiche che avrebbe voluto il manager. Però apprezzò tantissimo la proposta di Minardi, perché gli disse: tu sei il primo che mi propone di diventare un pilota professionista e apprezza le mie doti, non gli eventuali soldi che può avere mio padre per costruire la carriera di uno che vince, ma con la dote. E di lì nacque un qualche cosa che divenne un legame, non legato dai soldi, non legato dal fatto che potesse correre uno con quell'altro, ma semplicemente dalla stima di un pilota per un manager e il manager per un fenomeno. Per cui nacque un rapporto molto sincero. Spesso Ayrton non andava a mangiare nell'hospitality della McLaren e preferiva il motorhome. Faccio il distinguo, hospitality e motorhome della Minardi, perché erano buoni gli spaghetti, ma in realtà trovava un clima umano molto particolare. E il fatto che Ron Dennis, titolare della McLaren, puntualmente rompesse pesantemente le scatole a Minardi, che non gradiva avere come vicino di box, perché era l'ultima ruota del carro della Formula 1, essendo una squadra che aveva pochissimi mezzi, lasciami dire, si è vendicato, gli ha detto: guarda, adesso prepariamogli un bello scherzetto, chiedigli un milione a gara, cosa che riuscì. Ron Dennis era praticamente costretto ad accettare le condizioni di Ayrton se non lo voleva perdere, e l'episodio secondo me che lega e testimonia la cosa è che ogni volta al venerdì, dopo l'installation wrap di Ayrton, quando rientrava ai box, puntualmente Giancarlo Minardi si faceva vedere e Ayrton gli faceva segno: ok, gliel'abbiamo messo in quel posto anche questa volta. Quindi all'inizio c'è, allora, Minardi, Joe Ramirez, che era il suo team principal, Angelo Orsi, il fotografo amico con cui si è creato un legame molto particolare, Andrea Ficarelli, il primo giornalista che lo ha seguito ma non ha mai fatto da manager, e infatti spiega come era difficile da coetaneo dargli una mano ma non essere poi coinvolto nella parte del... Non ufficialmente, diciamo. Ma in realtà non lo era, perché poi dice: io non avevo abbastanza autorevolezza nel mondo della Formula 1 per riuscire a portarlo a fare delle cose. Lo aiutavo, condividevamo e discutevamo, ma in sostanza non ci ho mai guadagnato dei soldi per quella che era l'attività teorica professionale. Il direttore dell'autodromo di Imola, Massimo Gambucci, perché all'improvviso sembrava che tutta la colpa fosse dell'autodromo di Imola, quindi uno spavento. L'amministratore delegato, l'avvocato Bendinelli della Sagis, che racconta come al Gran Premio successivo di Imola avesse incontrato Frank Williams e insieme nella hall di un albergo avessero deciso di non farsi la guerra nel processo, sapendo che ci sarebbe stato un processo. Volevano collaborare per arrivare a trovare una verità. Questa è una cosa che Bendinelli si è tenuto per praticamente quasi 30 anni. È esploso tutto perché Adrian Newey e Patrick Head non volevano sentire ragioni di trovare un accordo, volevano dire chiaramente: non si è rotto il piantone, e quindi cercavano una difesa che ha poi divaricato la soluzione della difesa proposta da Frank rispetto a quello che poi la squadra cercava. Ma c'è Jean Todt, Piero Ferrari, Luca di Montezemolo, che raccontano in prima persona i vari tentativi per portare Ayrton a Maranello. E Luca di Montezemolo fa venire i brividi quando dice: io l'ho incontrato il mercoledì prima del Gran Premio di San Marino
e Ayrton mi aveva chiesto di guidare una Ferrari, che lui aveva un contratto biennale con la Williams, ma non avrebbe resistito a stare un anno di più, ed era a chiedere a Montezemolo, il tre volte campione del mondo, Magic, dammi una macchina. Era una cena nella villa di Pianoro di Luca di Montezemolo, loro due da soli, Montezemolo che cucina per Ayrton. Immaginatevi un attimo anche la scena, no? Entrate era quello che stavo nel, facendo, esatto. nel meccanismo. E Luca di Montezemolo che gli dice... Ayrton, io la macchina te la do, però tu hai un contratto biennale e io la guerra contro Frank, che è una persona che stimo, non la faccio. Tu esci dal contratto e se entro la metà dell'estate mi dici che sei libero, tu hai la Ferrari a disposizione. Questo per dire come gli intrecci di certe situazioni poi hanno portato a situazioni incredibili. Ho sentito il magistrato Passerini, quindi il racconto di una cosa vissuta per cui Adrian Newey lo aveva accusato di voler cercare la massima notorietà da un processo importante, e basta parlargli 5 minuti e conoscere un minimo l'uomo per scoprire che è uno che è attentissimo in tutto, ha sempre detto se avessi dovuto scegliere quale processo portare avanti avrei preferito prendere quello di Roland Ratzenberger. I chimici che hanno fatto l'analisi sul piantone, che vanno dicendo ma il metallo parla, ha una storia, basta fare le indagini e viene fuori. Quel tubo era un tubo maledetto che non doveva essere montato su una Formula 1, un giro prima o un giro dopo si sarebbe rotto inevitabilmente. E quando uno sente raccontare queste cose si fa una visione estremamente chiara di quello che poi è andato succedendo. Ho sentito scritto con Adrian Newey ho provato a cercarlo ma non è stato facile, e ho preso delle dichiarazioni dalla sua biografia dove spiega molto bene il suo stato d'animo. Mi sono scritto molto con Patrick Head. E la sensazione è che Patrick Head non è che volesse scaricare la responsabilità, aveva un team principal quadriplegico e di fatto aveva in mano da socio di minoranza la gestione della squadra. Dell'aspetto tecnico se ne occupava in modo veramente marginale, sebbene risultasse il direttore tecnico della squadra. Doveva essere un po' l'uomo logico che metteva dei freni alla fantasia esasperata di Adrian Newey, quindi di cercare di stare dentro una macchina che non diventasse una di quelle macchine che Ayrton ogni tanto ha fatto e che poi doveva mettere via. Ricordiamoci una McLaren che non ha mai corso. Quindi c'era uno scenario che Patrick non seguiva la macchina, Adrian aveva scoperto che c'era un problema aerodinamico molto importante, a una certa velocità le pance stallavano e quindi c'era una perdita improvvisa di carico e la macchina diventava molto difficile da guidare, tanto che il signor Damon Hill lo ha dichiarato più di una volta: io certi rischi che Ayrton era disposto a prendere non me li sono mai voluti prendere. E si dedicava quindi a cercare di risolvere in galleria il problema. Quindi quando Ayrton si lamentava, ho una macchina chiusa, non riesco a mettere il volante che voglio, le mani mi toccano sul carbonio e mi faccio delle escoriazioni, non riesco a capire perché pagano il miglior pilota del mondo una cifra disumana e poi non lo metto nella condizione di essere a poter dare il suo 100%, delegano due ingegneri di seconda fila, Young e Fisher, i quali evidentemente hanno fatto un lavoro non a regola d'arte e lo abbiamo drammaticamente visto. E poi ce ne sono, adesso a memoria così, però ti ho fatto una breve lista per dirti anche la soglia dei personaggi che hanno parlato. No? Questo era l'importante, capire un po' con chi abbiamo parlato. Ale, scusami. Guarda Franco, io sinceramente rimarrei qui per un paio di giorni ad ascoltarti, perché veramente, come dicevi prima, c'ho la pelle d'oca da quando abbiamo iniziato, però purtroppo il tempo è tiranno, quindi... Direi che questi ultimi 5 minuti li possiamo dedicare all'attualità, per tornare a parlare un po' di Formula 1, perché di questi discorsi
veramente, insomma, sono sempre dei ricordi che così fanno un po' male, diciamo così. Proviamo a tornare un po' all'attualità, visto che insomma ci aspettavamo tutti l'ennesima vittoria di Max Verstappen anche nei Gran Premi di Miami. Invece ieri Lando Norris, che aveva fatto vedere cose interessanti già durante il corso del weekend, è andato a centrare la sua prima vittoria in carriera, ha rotto un digiuno che durava da 110 Gran Premi. Però mi verrebbe da dire che ok, la safety car è arrivata al momento giusto per lui, però ha vinto con insomma, assolutamente pieno merito la gara, con un ritmo nella seconda parte di gara che nemmeno la Red Bull aveva. Un passo straordinario, e quindi cominciamo a lasciare le scarpe, perché io credo che questa McLaren abbia fatto un salto di qualità dal punto di vista tecnico veramente importante e significativo, tanto più che hanno avuto il coraggio di far debuttare l'evoluzione, tutta la macchina con Norris, mezza macchina con Piastri che andava comunque altrettanto forte, a riprova che attenzione, la squadra di Woking sta tornando in modo molto pesante, e lì vedo una macchina che ha trovato il filone. Io dico la verità, l'inizio della stagione a McLaren è stato deludente, perché se dovevo scommettere, per me lo sfidante, per come era finita la stagione scorsa, doveva essere la McLaren della Red Bull, non direttamente la Ferrari. E invece sono partiti un po' come hanno sempre fatto, con qualche difficoltà. Si sono messi a posto prima del previsto. Quindi io credo che da Imola nasce un altro mondiale, dove non dico che la Red Bull è in crisi, assolutamente no. Hanno sbagliato la messa a punto della macchina a Miami, ma se guardiamo le gare sprint recenti abbiamo capito e visto che loro con un'ora di messa a punto una macchina così complicata fanno fatica a trovare tutti gli equilibri per trarne il massimo. E c'è quindi una McLaren che sposta la linea, la livella della competitività, e adesso aspettiamo che arrivi sta Ferrari. Sono 7 Gran Premi che ci stanno dicendo che ci sarà un qualcosa di importante che arriva a Imola, e quando siamo arrivati a Miami con una Ferrari, perché l'aspetto interessante, hanno chiuso a 2,5 secondi da Max Verstappen, quindi vorrei ma non posso, sono proprio lì, e magari se c'era qualcosa di quel pacchetto, quei 2,5 secondi li chiudevi. Beh, sentire Vasseur che dicevo, oh, adesso state mettendo troppa attenzione a quello che arriva a Imola, non è detto che poi sia così decisivo. Beh, no, ragazzi, adesso tiriamo fuori le palle e tiriamo fuori le novità tecniche, perché c'è una Ferrari, secondo me, molto interessante, è molto consistente. Adesso bisogna cominciare a dire in che modo proviamo ad andargli davanti, e quindi servono gli aggiornamenti e devono funzionare. Eh sì, diciamo che Vasseur ha provato un po' a gettare acqua sul fuoco dopo la tanta attesa. Tra 2 settimane ne sapremo di più. Per il momento cedo la parola a Michele Cassano e lancio pure il prossimo argomento. Ma allora, sicuramente la McLaren ha fatto vedere qualcosa di eccezionale. Devo dire, mi è piaciuta molto l'azione che si è vista. Probabilmente abbiamo ritrovato qualche duello rusticano, non so Franco cosa ne pensa, che non vedevamo da tempo, insomma qualcuno che si è difeso oltre la soglia del DRS, mi verrebbe da dire. Un po' frutto di casualità o anche magari qualche curva tirata da parte dei piloti? Mi verrebbe da dire Ricciardo. Dipende di chi parli, appunto, perché io al signor Magnussen avrei tirato fuori una bandiera nera sabato e la facevamo finita, nel senso che poi abbassava un po' le orecchie e tornava in quelli che dovevano essere i limiti di un pilota professionista, perché questo qua non gliel'hanno spiegato, che i punti sono quelli che si prendono dal primo all'ottavo posto nella sprint e dal primo al decimo durante il Gran Premio. Per lui contano solo i punti di penalità che somma, ed evidentemente è contento del fatto che diventa il record man di questo aspetto folle, non è da Formula 1. Poi, se la penalità di Sainz di 5 secondi per il contatto con Piastri è giusta,
che poi è metà penalità attribuita rispetto a quello che è la sanzione per un incidente di quel tipo, nel confronto con l'azione di Piastri al giro precedente con Sainz, sono d'accordo. Però se analizziamo il fatto, vediamo una Ferrari che all'interno scoda e colpisce la McLaren all'esterno. Quindi c'è l'errore, c'è il contatto ed è giusta, secondo me, la sanzione. È sbagliata la regola. Per me la teoria di due macchine parallele che devono fare le loro traiettorie una affiancata a quell'altra è una follia, perché dell'automobilismo è sempre stato che chi era all'interno aveva un vantaggio di traiettoria, e normalmente cosa succedeva? Accompagnava l'avversario all'esterno verso il bordo pista, e questo qui era condannato ad alzare il piede se voleva non finire fuori pista, se non addirittura contro un muro. Era una regola abbastanza lineare e chiara. Da quando hanno invece introdotto la teoria che bisogna mantenere due macchine parallele, è scoppiato il caos, che normalmente cosa succede? Che quello che è all'interno deve usare maggiore angolo di sterzo e quindi perde velocità, ma cerchi quindi di entrare in curva con la massima velocità possibile per evitare che quello all'esterno ti svernici, potendo avere una velocità maggiore. Cosa succede? Che commetti un piccolo errore all'interno come Sainz e ne paghi la conseguenza. Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Mi sembrano i politici che si lamentano delle sentenze dei giudici, no? Dove i giudici dicono, signori, cambiate le regole e avremo poi sentenze che vanno in linea con quelle che sono le aspettative del momento. Quindi io sono dell'idea che bisognerebbe sedersi, riscrivere il regolamento sportivo, togliere una quantità di, me lo lasciate dire, stronzate, che sono l'effetto combinato di regole che sono sempre aggiuntive e anziché chiarire vanno spesso in contrasto con regolette perse qualche anno prima, che quello bravo nella conoscenza dei regolamenti va a trovare, e crea dei contrasti che sono folli. Riscriviamo tutto e ripartiamo, rendiamo tutto più semplice, facciamoli correre. Io la teoria dei track limits, ma se vogliono andare sul Monte Cervino, ma ci passino, se è un vantaggio bene, se diventa una questione di sicurezza, intervengo e ti punisco. Fine. Sacrosanto, sacrosanto. Dato che purtroppo dobbiamo salutare il nostro ospite, mi volevo togliere questa curiosità last minute proprio. Abbiamo iniziato la stagione con una Red Bull che dire dominante era dire poco, miglior pilota, miglior macchina, miglior team principal, miglior capo genio della tecnica, Adrian Newey. So già Adrian dove Newey. Stai arrivando. Esatto. Sta crollando l'impero degli Asburgo o è solo una speranza per vedere un po' più di competitività? Perché tutto quello che si poteva fare fuori dalla pista per rovinarsi lo stanno facendo. Io non credo che crolli l'impero degli Asburgo, quantomeno nella valutazione di una macchina che dura anche il prossimo anno. Quindi quando sentivo Toto che faceva marketing dicendo prendo Max, giocava sulla capacità di papà Joss di scatenarsi e creare ulteriore caos all'interno della Red Bull. Ma mi sembrava più un petardo che buttava in casa Red Bull di quanto fosse poi l'effettiva capacità di andare a prendere il tre volte campione del mondo che si doveva liberare da contratti esagerati. Gli offriva una macchina che è un cadavere, perché questa V15 è in linea con le altre due. Quindi va un po' tutto rimesso dentro il cerchio. Per me Horner ha blindato Enrico Balbo, un italiano bravissimo. Si continua a dire che gli italiani non capiscono niente di aerodinamica, poi se vai a mettere naso nelle varie squadre in giro ne trovi tanti molto bravi tenuti nascosti nella cripta perché non vengano portati via. Enrico Balbo è l'uomo delle idee insieme ad Adrian Newey. Non potendo tenere Newey hanno consolidato e messo ancora più in cripta Enrico Balbo insieme a Pierre Vacher, quindi l'organizzatore del lavoro e l'uomo che ha le idee. Loro sono convinti di riuscire ad andare avanti. Secondo me la vera incognita che avranno nel 26 sarà il motore, la nuova Power Unit di Red Bull,
non so sinceramente dove siano arrivati, avranno un impegno veramente molto difficile, però che crolli il sistema, quello non credo. È una squadra di ormai 1000 persone ed è un qualcosa che va oltre. Poi, se mi dici cosa succede con Newey, io tutte queste certezze che sento raccontare in giro non ce le ho. Avevo sentito dire che non ama il regolamento 26, che preferirebbe non disegnare quel tipo di macchina perché non ci si ritrova, sebbene sono convinto che troverebbe subito i buchi per fare qualcosa di diverso da tutti gli altri, ma essendo un timido che però gode come una scimmia nel vedere quanto si sta parlando di lui, e devo dire il mercato il weekend lo ha fatto tutto lui. Mi ha fatto sorridere che Max abbia perso e non è potuto andare sull'ultimo podio come avrebbe voluto. No, certe volte le cose rendono anche delle situazioni che ogni volta devono essere programmate, invece è saltato tutto per aria ed è stato da quel punto di vista divertente. Ma non so Adrian cosa abbia in testa. Io penso che adesso veramente voglia stare fermo un attimo e poi valuterà le varie opzioni. Ma Franco ha un anno di gardening comunque, Adrian Newey, giusto? Quindi sì, ma Alice, ti faccio una domanda. Se tu fossi John Elkann, visto che parliamo della Ferrari e ci concentriamo subito lì, e hai il genio a disposizione che ti dice non faccio il direttore tecnico, lavoro 3 giorni alla settimana, non vengo a Maranello, questo è un mi po' piacere... però mi dai 100 milioni... come lo spieghi agli altri 1000? Cioè, il sistema di inserimento di una figura geniale che può cambiarti le cose, però poi ti fa il primo shot, lo sparo con l'idea, eccetera, però poi devi avere qualcuno, l'Enrico Balbo, il Vacher, che ti supportano. I due che ho citato ne avevano le scatole piene di sentir dire che le idee geniali erano solo di Adrian Newey. Ed è il motivo per cui Pierre Vacher si era messo sul mercato e stava parlando con la Ferrari. Quando si è capito che quello che scappava via era Adrian Newey, Horner immediatamente è andato a blindare le due figure cardine. Quindi dobbiamo andare a capire, Alice, che cosa si va a toccare e come. Non è un'operazione, secondo me, molto semplice, che prendi il migliore... e lo metti a lavorare e ottieni il risultato. Anche perché lui in Italia non ci vuol venire, cioè Adrian Newey è stato abbastanza chiaro, cioè secondo me lo vedremo più facilmente in una McLaren piuttosto che a casa di Papa. Non lo so, noi. Non te lo so dire, però ma magari lui si farebbe prendere appunto dal discorso Ferrari, l'idea di disegnare la barca di Soldini, l'idea magari di riuscire a mettere il nasino nell'ipercar, l'idea di prima o poi disegnare una Ferrari Newey, che ne so, tocca quell'ego del personaggio che abbiamo detto, timido ma con voglia poi in diretta di apparire molto, e non c'è niente di più bello che apparire con tutto quello che si riesce a realizzare. È un personaggio da prendere molto, molto con le molle, è uno che si fa venire le idee clamorose mentre in macchina e da casa va Milton Keynes, ma prima del periodo dei navigatori aveva un cercapersone in tasca perché si perdeva nei suoi pensieri e non arrivava alla factory. Belle queste... genio e sregolatezza, diciamo così. Assolutamente, assolutamente. Per il momento che vedremo quindi cosa deciderà Newey, vedremo come evolverà la stagione, non ci rimane che ringraziare e salutare Franco Nunes, grazie. Scusate per il tempo che vi ho rubato ancora, no, vi ho un po' monopolizzato. No. Ma ci mancherebbe, eri l'ospite e il tempo era tutto tuo. E grazie. A questo punto ci vedremo nuovamente nel corso della stagione. Grazie mille Franco. Ciao ciao, grazie. Ciao Franco, grazie. Sempre un piacere parlare con Franco Nunes, che veramente lo starei ad ascoltare per 2 giorni. Adesso invece, negli ultimi 20 minuti, ascolterò voi due, che parleremo un po' del Gran Premio di Miami e ci proietteremo un po' verso Imola.
Alice, Michele. Facciamo un po' il bilancio di quanto visto in casa Ferrari sul circuito della Florida. Diciamo weekend lineare, senza grossi picchi, ma come detto era l'unica scuderia che non ha ancora portato gli aggiornamenti, o vi aspettavate qualcosa in più da Leclerc e Sainz? Prima Alice, poi Michele. Ecco, qualcosa in più forse sì, come dice anche Franco, io mi aspetto qualcosa in più da Imola, superando un po' il concetto di cui parla Vassoro oggi del però non so se effettivamente saranno modifiche che porteranno così grande vantaggio, non lo so, mi sembra un po' come mettere le mani avanti. Ecco, di sicuro è la McLaren quella che oggi forse Ferrari deve guardare, perché il rischio è che non solo non riesca a raggiungere Red Bull, ma si faccia passare beatamente anche da una McLaren che abbiamo visto essere fortissima con entrambi i piloti. Lasciamo stare quanto è successo con Piastri, però ecco, forse Ferrari deve guardarsi non solo davanti, ma guardarsi anche un attimo le spalle. Bene, perché arriva forse nel momento giusto, non troppo avanti Imola, non troppo avanti le gare europee, per cui forse c'è modo di recuperare e recuperare in fretta. Boh, non lo so, Michi. Per me è weekend normale. Il tuo bilancio sulla Ferrari. Per me è weekend normale. E l'unica cosa che io direi, vabbè, le parole di Vasseur, poi le parole sono fatte per tenere un profilo, una linea, ok, non è una roba drammatica, tanto la Ferrari il mondiale non lo vince, questo l'abbiamo capito. Una tiratina d'orecchie a Leclerc, forse per la partenza della gara lunga, anche perché quando capita l'occasione che Max Verstappen non vinca, bisogna esserci. Però bisogna riconoscere meriti a Lando Norris, che dopo 15 podi mi sembra vince meritatamente la sua prima gara, quindi bravissimo lui. Leclerc magari un po' più di attenzione, ma sì, diciamo, in questo Gran Premio la McLaren è stata un po' il riferimento degli altri, Red Bull a parte, però io non vedo la Ferrari così lontana e non ha portato aggiornamenti. Vediamo a Imola come gira. Mi aggancio un attimo, che così vi lancio anche un argomento tra virgolette. Non mi aspettavo in questa prima parte che Verstappen lasciasse giù tutte queste gare, cioè paradossalmente due per me sono già tante. Sì, per fare un semplice esempio, in questo inizio di stagione Max Verstappen la Red Bull non ha vinto due gare, esattamente quante non aveva vinte nella scorsa stagione, quindi o adesso fanno filotto da Imola fino ad Abu Dhabi, o comunque da quel punto di vista sarà una stagione incalando rispetto all'anno scorso. Chi invece, Alice, mi verrebbe da dire, continua in un calando è Mercedes, che ok, ieri Hamilton ha chiuso al sesto posto, Russell ottavo, ma veramente poca cosa, Hamilton ha battagliato con Perez, ma di Perez ne parleremo dopo. Il fatto è che Mercedes invece aggiornamenti a Miami ne aveva portati, a me sembra che dalla W13 in avanti a Brackley non ne stiano più beccando una. Alice, questa Mercedes mi sa che anche quest'anno si può girare pagina. Sì, poi è vero che Miami è una pista particolare, perché stiamo parlando di una pista dove i cordoli sono molto alti, l'abbiamo visto la stessa Red Bull, ha avuto problemi, è una macchina che usa molto il fondo, per cui alzare la macchina ovviamente crea dei disagi, ecco. Il problema è che Mercedes non è il problema della pista, cioè continuiamo a vedere questo trend, come dici tu, incalando, un trend che non si muove e onestamente non penso che cambierà molto nel momento in cui verranno nelle europee. Ecco, forse anche qui vediamo la chiave di lettura che poi è riuscito a vedere Hamilton in anticipo, dicendo guardate, qui per me non ce n'è più. Hamilton di sicuro vuole vincere un altro campionato, cioè lui è ancora in pista perché non si accontenta dei suoi 7 campionati vinti, ma lo vuole per forza questo ottavo, e questo è evidente, motivo per il quale penso che non si sia fatto troppi problemi ad andare a firmare con Ferrari. Lascia stare che è Ferrari e che lui ha sempre detto di voler comunque chiudere la sua carriera o comunque provare a vestirsi di rosso, diciamo così. Però di sicuro non è una macchina che degna di essere guidata ad oggi
da un campione come, come, come Hamilton. Abbiamo visto però Toto Wolff aver da dire in maniera, insomma, chiacchierare con Adrian Newey. Questo, insomma, diciamo che ritorniamo un po' nel, nel siparietto, nel beautiful della Formula 1, per cercare di capire effettivamente perché voci narrano appunto di un possibile Max Verstappen in Mercedes, ma io penso che Max vada in Mercedes nel momento in cui la macchina tornerà a essere competitiva, e oggi non lo è, da anni ormai, purtroppo. Sì, e ricordiamo sempre che poi Verstappen ha un contratto fino al 2028 con Red Bull, ecco, unifico, esatto. Per cui non sono, non sono propriamente dettagli. Michele, tu che come sempre non... non ci fai sopra con lo zucchero a velo, no? E mi piace così. Avevamo detto, abbiamo nominato Sergio Perez, parliamo un po' di Sergio Perez. Ieri partenza, direi, impeccabile, una curva 1, veramente. Ma cosa stava combinando lì in curva 1? Ha rischiato veramente di fare una bocciata in stile bullying. Non lo so, già in Cina avevo visto qualche scricchiolio, inizia il calo di Sergio Perez come l'anno scorso, perché in questo weekend è stato abbastanza deludente, e ieri ha chiuso quarto solo per la, la penalità di Sainz, e è stato molto più vicino a Hamilton che a chi lo precedeva. Dimmi un po' tu come, come hai vissuto questo weekend per Perez, e se è davvero l'inizio del suo crollo. Ma dove va in curva 1 Sergio Perez, che c'ha la Red Bull? Puoi partire anche settimo e li recuperi tutti. Dove va? Cioè, va sempre a complicarsi. Tanto non è pagato per vincere Sergio Perez, quindi ogni tanto vuol fare delle scelte per ricordarci che aveva del talento, perché aveva, paradosso, cioè palesemente sembra averlo un po' disperso. Non so come finirà questa sua stagione, difficile rivederlo ancora al volante della Red Bull l'anno prossimo. Mi sbilancio al netto dei contratti, delle chiacchiere e di quanto ne seguirà. E chi ci va, Miki? Chi è che lo vedremo al posto di Perez? Ah, fossi io in Helmut Marko, diciamo, e dintorni, io metterei Lawson subito. Allora, Alice, visto che tu sei quella che di solito ci dà le anticipazioni, non puoi metterti tu a fare queste domande a Michele. Tu sai già che andrai in Red Bull e hai voluto prendere la larga. Quindi adesso ci no, dici, no, no, ci no, in realtà non le so mai queste cose, semplicemente vado un po' per... insomma. Allora saprai esattamente dove andrà Adrian Newey il prossimo anno. No, non, ovviamente, che domande, no, non lo so. Ecco, no. Io onestamente non penso... vado contro tutti, contro il 60-70% probabilmente della popolazione mondiale tifosa di Formula 1 che pensa che quest'altro anno Adrian Newey andrà in Ferrari. Non penso andrà in Ferrari, penso che piuttosto rimanga in Inghilterra, e secondo me va nella Ferrari inglese, che attenzione attenzione non è Mercedes, perché se vai da un inglese e gli chiedi chi deve tifare, ovviamente ti fa McLaren, quindi io lo vedo più in McLaren. Se proprio devo vedere un colpo di scena, potrei pensare che possa andare in nella verde, in Aston Martin, giusto perché gli viene voglia di fare veramente qualcosa di eclatante, però non lo so, dubito, perché lo vedo in una scuderia, al di là del fatto che sia ovviamente un top team, in una scuderia costante, capito? Lo prenderemo volentieri anche a Faenza, ci mancherebbe altro, però non è, cioè, probabilmente vuole andare ovviamente in una scuderia dove effettivamente può avere anche margine economico per mettere in piedi quello che lui ha in mente. Lui è, giustamente, come dice Franco, importantissimo, i suoi ragazzi, cioè i suoi uomini, perché parliamo di centinaia di persone che lavorano per lui, e non è solo lui che si inventa una macchina e la mette in pista. No, però scusa Ale se intervengo, perché prima Alice ha sottolineato un aspetto importantissimo, che è quello che di fatto lui nel 2025 comunque non potrà comparire, certo, a livello, diciamo, formale. E Franco faceva menzione del fatto che non è che costi proprio due soldi il suo stipendio e le sue idee, però dall'altro lato, pensando alla Ferrari, puoi anche dire, io penso alla Ferrari, dico, una chance così di prendere un progettista
passatemi il termine un po' brutto, ma di grido, cioè quando ti ricapita e di cioè poi sì, tutti parlano del fatto che lui voglia mettere il becco su l'hypercar, le altre cose, ci sarà il guarding, però secondo me è vero che dovrai un po' giustificare il fatto che costerà un sacco di soldi, ma non prenderlo probabilmente sarebbe un peccato ancora più grave. Vabbè, sì, diciamo che quando hai un'occasione simile è anche giusto sfruttarla, soprattutto se ti chiami Ferrari e soprattutto se sono ormai 17 anni che non vinci un titolo nel mondiale di Formula 1. Torno da te, Alice. Credo tu abbia centrato il punto, cioè la Ferrari non corre per gareggiare ma corre per vincere. Bravo, bravo. Ti chiami Ferrari dopo tutto, quindi ci sono quelle scuderie come quelle squadre di calcio, di basket, mettete lo sport che volete, che devono vincere e quando vincono è un sollievo più che... E io metterei dentro anche McLaren, in queste scuderie che devono vincere, perché quindi è che siamo abituati a vedere la McLaren relegata nelle ultime posizioni negli ultimi anni, soprattutto nei tempi di Fernando Alonso, eccetera, eccetera, ma ricordiamoci che la McLaren ha dominato in lungo e largo per anni e anni. Ho detto Fernando Alonso, volevo proprio parlare di Aston Martin, torno da te Alice. Aston Martin che ha vissuto un weekend, diciamo, con veramente pochi guizzi, e mi sembra che continui un po' in un trend ben poco positivo in questo inizio di 2024, ma la sensazione è che la vettura dell'anno scorso, che era partita molto bene, quest'anno non sia stata replicata. Immagini che ci possa essere una svolta da qui a qualche gara, oppure il trend è questo e fino ad Abu Dhabi ci saranno poche soddisfazioni per la Verdone? Io per risponderti sposterei l'attenzione ai prossimi anni, cioè per diciamo investire su Aston Martin parliamo intanto di un proprietario che è un imprenditore. Prima che un professionista di motorsport è un imprenditore. È un imprenditore che ha un figlio che corre, ma di fatto questo è. Se vorrà rimanere all'interno, e questo lo sa solo lui, perché voci si sono susseguite, ma di fatto ancora non c'è nulla di concreto, per cui se vorrà proseguire con l'esperienza Formula 1, allora vedremo, a mio parere, una rinascita, perché i mezzi economici li ha, e si è preso tra l'altro una mezza scuderia di Red Bull l'anno scorso, per cui l'obiettivo potrebbe sembrare essere questo. Se lui ha già deciso che finito il prossimo anno chiuderà i battenti o comunque uscirà come imprenditore, come nome, diciamo, dalla Formula 1, ecco che io dubito fortemente che vada a investire chissà che cosa da qui al prossimo anno. Penso onestamente che se prendi Alonso qualche velleità di arrivare davanti ci sia, se no non, fai magari crescere qualche ragazzino che poi entri in una scuderia maggiore, ma non lo so, dipende molto da quello che succederà negli anni prossimi. Lo aspettiamo a Imola. Esatto. Lo aspettiamo a Imola. E staremo a vedere. Michele, torno da te, perché in questo weekend, anche questa è una discreta notizia, si è intravisto qualcosa in casa Alpine con Ocon, che ieri ha chiuso decimo, un punticino, diciamo il peggio è passato per i francesi, perché ricordiamoci che fino a qualche gara fa rischiavano il doppiaggio. Che oddio, il peggio è passato mi sembra un po' esagerato. Hanno iniziato a muoversi, direi, da lì dietro. Vediamo se c'è qualche sviluppo. È vero che passare dal ventesimo al decimo posto tante volte non è così complicato, perché magari azzecchi una gara, magari ti si presentano delle situazioni davanti favorevoli, e li aspetto a confermarsi a Imola. Mm-hmm. C'è discreta attesa su Imola, c'è poco da dire. Invece, ovviamente, Alice, l'ho tenuto per ultimo, visto che per le tue ben note natività faentine, parliamo un po' del team che nel cuore ti sta, perché diciamo che questo weekend ha regalato di discrete soddisfazioni. Daniel Ricciardo ha chiuso quarto la sprint race, e direi con pieno merito, perché non è che sono andati a sbattere quelli davanti a lui, no, è arrivato quarto, e ieri Tsunoda ha chiuso settimo dopo aver fatto ottavo nella sprint race, quindi diciamo
grandi festeggiamenti quelli fan. Sì, tanti punti, ovviamente nel momento in cui un team principal dice d'ora in poi vorremmo avere un pilota diciamo esperienza e un pilota giovane, diciamo una new entry, quando hai due piloti così forse ti aspetti qualche cosa in più. Di certo non ti aspetti un Ricciardo quarto nella sprint race e una partenza dall'ultima posizione per una qualifica assolutamente deludente nella gara principale della domenica, dove si fanno i punti che valgono, insomma, quelli importanti. Si parla di un Ricciardo con un nuovo telaio dalla Cina, dal Giappone, insomma, dalla gara prima. Cos'è il giorno dopo? Cosa ha messo il telaio di Ricciardo nella macchina di Tsunoda? Esatto. Dubito che sia questo il succo del discorso. Io penso onestamente che Ricciardo debba fare pace col cervello. Premesso che per me, io sono innamorata di Ricciardo dai tempi in cui era in, non in Minardi, ma in Toro Rosso, per cui nulla da dire, ma sta di fatto che secondo me manca quell'equilibrio che, lasciamo stare che sia un team maggiore, che però Sainz dà a Ferrari. Cioè, è vero che non ti fa il fuoco, come si dice, non ti prende, non vince la gara, non fa grandi cose, ma c'è sempre. E questo noi non ce l'abbiamo né con Tsunoda né con Ricciardo, per cui è fatica così. C'è da dire che però un sesto posto in tre costruttori su 10 scuderie, insomma, con il budget e con le possibilità di Racing Bull, non è male. Mettiamola così. E anche loro, direi, li vedremo a Imola. A questo punto, visto che l'abbiamo nominata tipo 150 volte, riparto da Michele e poi Alice. A questo punto vi chiedo cosa vi aspettate dal weekend di Imola. Come detto, arriveranno gli aggiornamenti della Ferrari. Michele, cosa ti aspetti dal weekend romagnolo? Ferrari seconda forza stabile per me davanti a McLaren. Vabbè, possiamo dirlo, Verstappen che torna a vincere. Hai voluto osare con le previsioni, ok, va bene. Alice, no, adesso scherzi a parte, non so se Alice, vabbè, anche Alessandro, voi che siete di zona, potrebbe essere una variabile il meteo? L'anno scorso la gara non si corse per l'alluvione, quindi figuriamoci se il meteo in questo periodo può essere una variabile, no. Vedremo tra 15 giorni, dai, speriamo che tenga un po' di più rispetto all'anno scorso. No, infatti, no, vabbè, direi che sì, sono assolutamente d'accordo con Michele, Red Bull torna a vincere, non solo Max ma anche Perez, è una pista che fa bene alle Red Bull, però fa bene a Ferrari, ma secondo me McLaren darà del filo da torcere anche a Ferrari, quindi ecco, diciamo che la seconda fila la lascerei a McLaren, tutto il resto dietro. Io, guarda, vi consiglio di tirare fuori penne e taccuino e segnarvi quello che vi sto per dire. Incidente al via Perez-Verstappen, se eliminano le due Red Bull, vince Leclerc davanti a Norris e Piastri. Segnatevelo qui, andate a scommettere e poi godetevi i soldi che vincerete. No, grazie a questa mia pista, previsione. Va bene, quello che volete. Va bene, tanto sapete che vincerà Verstappen a Imola, quindi l'ho buttata lì. Bene, non mi rimane che ringraziare e salutare i miei compagni di viaggio, Alice Liberani e Michele Cassano. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ringraziamo ciao. E salutiamo Gian Domenico Tisioni in backstage. Gian Domenico, ci manchi, quando sarai liberato torna con noi. Non mi rimane che ringraziare e salutarvi e rimandarvi a lunedì prossimo. Si parlerà del Gran Premio di Francia del Moto Mondiale, ci sarà tanto da dire, ci si proietterà verso Imola, quindi ci vediamo tra 7 giorni. Per il momento, grazie mille e buon proseguimento di serata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.